Gennaro, ero sta. Gennaro sta consumando un pari control che femmina, perché? Un controllo, fra, chi le sei andato adesso piscino a pesca? Gennaro è il festeggiato di oggi, eh sì, questa è una Hammer Limousine. Guardate quanto si gasano i ragazzi a stare dentro una limousine. Raga, ma come vi sentite? Vi sentite le Kardashian qua dentro? Kardashian! Viva il culo della Kardashian! Come da miseria! Come da miseria! Però voglio dire, ma quale da miseria? Non c'è sta una femmina! La solitudine. Vabbè, che intenzioni avete per stasera? Fatemi sentire. Ma scassa malamente! Ci andai in diretta, vanno un dogapone, scadine! Ma allora, questa accoglienza in limousine, come l'hai presa? Mamma, mi fa paura, ho scasso, po'. Mi piace, stai dire. La faccia mia! Era poco stretto, quindi. Loghe! Ha parlato siccolino, loghe! Cioè, perché casa così tanto una limousine? Che poi ragazzi ne sono? Su champagne, bicchiere, biva, capisci? Cosa cazzo, parla? Ti senti importante. Come se ti sentissi una star. Sì. La musica alta, capi? Ma che tipo di star ti senti? Mi sento il presidente degli Stati Uniti. Frate, io mi sento Gianluca Vacchi. Gianluca Vacchi. Io mi sento Tony F. La tua ragazza. Adesso quello che è. Perché è uno stile di vita, adesso quello che è. Perché loro vanno in giro in limousine. A dire tu che la prima cosa, si vince in limousine, ma Dark Polo Gang. Quindi per i giovani d'oggi è importante. Ma Dark Polo Gang. No, ma proprio dare senso di avere i soldi. Sì. Quindi c'è il gusto di assomigliare alle star, ma soprattutto di generare invidia. Accenda fuori che facevano solo fotografie. E chi l'ha rinto? Potete solo vedere, potete solo vedere. Papà dice siete proprio poveri. Poveri, siete poveri. Poveri. La povertà. Perché sono c'era campo, cadene i sordi, i sordi. Non guardarmi così. Sordi, cioè. I'm a rich bitch, ti interrompo. Ma andiamo a cazzeggiare un po' dagli invitati. Partiamo dalla fidanzata. Cosa ti ha spinto a scegliere questo fiorellino come fidanzato? Il suo modo di fare. E che modo di fare ha? La scemo. È un'appassionata di scemi. Piacere Natale. Siamo a settembre. Caro Natale, sì. Quindi quando sarai padre diventerai Babbo Natale. Sì. Beh, ti senti pronto per questa responsabilità? No, no, ancora no. Quindi ce l'hai un bel pacco? Certo. Cioè, di Babbo Natale. E poi, come al solito, ci facciamo raccontare dagli amici che tipo è Gennaro. Gennaro è un grande amico. Un amico molto che c'è sempre. Nel momento del bisogno c'è stato. Ci avete tutti quanti delle splendide parole, perché questo vuol dire che è ben voluto. Guarda Matteo, fra! Sago badisse da scuola. Ha comandato in danzalato, limone. È una persona molto estroversa. Che significa estroversa? Sei altruista con un'altra persona, estroversa. No, oppure quando ti Tu sai. Che significa? Non lo so. Estroverso. È strano. Quando in poche parole, che ne so, fai il gentile con un'altra persona. E vabbè, dopo questo breve excursus in questa festa, ci lasciamo con delle riflessioni filosofiche sulla vita. Per te che cos'è la vita? La vita è come un biscotto, ma se piove si scioglie. Ed è come una brioche. Una raprute cosce, una trasuta pesce. A panza che cresce, creatura che nasce e tutto fornisce. Una chiave, come?